preparato, è un prodotto che ha bisogno comunque di tanta manualità, perché chiaramente la zappa, il diradare, questo lo si deve fare, eccetera. Anche quest'anno l'associazione Pro Martellago, proprio perché la mostra del radicchio non sia solamente una festa all'interno del capannone, ma sia anche un momento di spunto, di riflessione, ha deciso di fare questo percorso didattico che abbiamo chiamato Si Campia per Radicchio, dove praticamente le scolaresche dell'Istituto Carlo Goldoni di Martellago sono andate direttamente in azienda agricola a vedere quello che è il percorso del radicchio, quindi dalla semina alla raccolta, all'imbianchimento, alla togliettatura, quindi il processo completo del radicchio. Diversi spunti da questo percorso. Prima di tutto il fatto che vogliamo che sia una testimonianza che i nostri agricoltori diano ai ragazzi, una testimonianza importante anche su quello che potrebbe essere un domani un posto di lavoro. Appunto, il settore agrario è l'unico settore in ripresa occupazionale, potrebbe dare ai ragazzi stessi una possibilità di un posto di lavoro un domani. E anche una testimonianza da parte degli agricoltori, un amore proprio del proprio terreno, del proprio territorio, appunto dove nasce questa cicoria, la cicoria rossa, il radicchio rosso di Treviso. Questa qui ormai è la terza edizione che noi facciamo. Mi ricordo dalla prima, è stato un po' così. L'anno scorso un po' meglio e quest'anno ho trovato veramente delle scolaresche che sono stati molto molto attenti. Perché credo che effettivamente qualsiasi cosa che si apprenda, che si impara, qualsiasi conoscenza in più che si ha, credo che giustamente, questo sicuramente dipende anche dai loro insegnanti, ma credo che possa essere qualcosa che va acquisito da parte dei ragazzi. Ti prendo la mano. Ok, quindi non è difficile. Credo che i ragazzi vogliono comunque provare per capire perché queste cose devono essere comunque provate per capire perché il vedere semplicemente le cose e non toccarle con mano danno sempre quella sensazione che siano diverse da come appaiono.